ti mostro le creazioni che ho realizzato come regalo di compleanno per la mia migliore amica. Unmolding, cioè scopriamo le creazioni in resina. Questa è la creazione finita. E ho voluto realizzare questa ghirlanda, non so come si chiami, decorazione fatta con le fasi lunari, con la resina, e l'effetto che volevo dargli era una specie di stile sui vampiri, a tema vampiri, ecco. Quindi ho messo il rosso sangue. Soprattutto è uscito molto bene, spero che si veda questo effetto lunare bellissimo. Oh, non sto riprendendo nulla. L'unica cosa che mi dispiace è che facendo questa prima creazione ho già rovinato lo stampo, perché ho utilizzato lo stuzzicadenti per mischiare il colore e ho segnato gli stampi. Prima volta che mi succede in tutta la mia vita. Non pensavo che questi stampini fossero così delicati, però me li terrò lo stesso segnati, perché comunque la luna ha dei crateri, la luna non è liscio, e quindi mi piace anche l'idea che abbia i segni. Sembra una cosa vintage, un po' consumata, quindi mi piace, lo terrò così. Non so se poi, se ci passasse uno strato, vorrei comprarmi anche la resina UV. Non so se passando uno strato di resina UV i segni potrebbero andare via. Non lo so, minimamente. Fammelo, dimmi, se hai avuto questa esperienza, fammelo sapere nei commenti se si può rimediare a questa cosa, altrimenti dovrei comprarmi dei nuovi stampini non segnati. Però mi dispiace che l'ho rovinata subito alla prima creazione. Cioè, accidenti. Oh, non mi era mai successo. Non pensavo fosse così delicato quello stampo. Perché io vorrei farmi una di queste creazioni qua da appendere alla parete. Trasparente floreale. Però se si vedono i segni, non lo so. A parte che è proprio impercettibile. Cioè, bisogna andare lì così a dire... ci sono dei segnetti, cioè, capito? Bisogna proprio andare lì così. Ah, guarda, lì c'è un segnetto. Non penso che nessuno a casa su una parete andrebbe a farlo, però anche l'occhio vuole la sua parte. Boh, a me piace invece, sembra un po' vintage. Comunque sono soddisfatta dell'effetto quello con i fori, perché dà proprio, rende proprio l'effetto cratere. E mi piace un sacco, mi è venuta da Dio, veramente mi è venuta bellissima, sono troppo orgogliosa. Tra l'altro è la prima creazione che faccio con questo stampino, al di là dei segni, il resto è venuto perfetto.
E quindi questo è il prima creazione. Poi il vestito che vedrai in un vlog o che hai già visto, ho preso anche quello. E poi questa creazione che mi ci è voluto un bel po' per farla, però ne vale la pena perché è venuta troppo bella. Tempo fa qualcuno mi aveva regalato, preso da Tiger, questa bara di legno che era grezza, di legno, color legno, beige, marroncino. Io l'ho dipinta tutta di nero. Non si chiude più perché, cioè, oddio, forse spingendo si chiude. No. Non si chiude più perché qui ho messo delle cose. Tanto questa non è creata per restare chiusa, quindi qualsiasi persona avrebbe potuto farci un portagioie. Io invece ci ho fatto una decorazione e apriamola, andiamo a vedere tutte le cose che ho inserito. Scusa l'inquadratura, dopo magari farò una ripresa un po' più nel dettaglio. Comunque abbiamo la colla a caldo che crea questo effetto non voluto, cioè è stata una coincidenza di ragnatele. Allora abbiamo una boccetta con all'interno delle erbe che potrebbero essere erbe magiche, potrebbe essere una tisana, potrebbe essere qualsiasi cosa, lo decide lei. Poi qui c'è un'altra boccetta con un tappo rosso, poi c'è un teschio con gli occhi insanguinati. Qui ho messo un adesivo di una coccinella portafortuna. Qui abbiamo i libri della strega. Qui c'è del muschio con dei funghi, tra cui uno velenoso, mortale. Poi qui abbiamo uno specchio a forma di stella a 5 punte. Dell'altro muschio un teschio di un corvo. Altro libro di magia, forse. Chiave che non sappiamo cosa aprirà, non lo so, dillo tu nei commenti, creatura. E qui ho messo la scopa della strega. Questa è l'unica cosa che non ho filmato, come l'ho realizzata. Ho preso un bastoncino, poi ho preso degli aghi di pino e poi li ho legati insieme con
pesto realizzato in pasta di sale. Se mi segui su Instagram, hai visto? Sai già come ho fatto anche questo specchietto. Allora, voglio fare un, dopo faccio una bella inquadratura più da vicino. Comunque, queste sono le cose che ho realizzato a mano da regalarle. E qui non si chiude bene perché c'è il muschio che esce e penso sia una figata. Cosa che non si chiude per il muschio, è molto realistico. Tra l'altro, ho messo lo smalto per le unghie, così il sangue dentro gli occhi del teschio, perché anche questo stile streghe e vampiri resta lucido ed è un bel rosso sangue. Alla fine le cose che mancavano erano la scopa e questo dettaglio, e adesso per me è conclusa la creazione. Quasi quasi mi piacerebbe averne altri di questi contenitori, non solo magari di questa forma, per creare altre scatoline contenenti piccoli dettagli. Che a me, io adoro fare queste cose. È stato veramente molto divertente crearla e spero che le piaccia, che insomma sicuramente sia questo. Con le fasi lunari come regalini, a te sarebbero piaciuti questi regali fatti da me?